L'unico motivo per cui mi sono tatuato, proprio l'unico motivo, è che volevo abbellire il mio corpo senza fare fatica. No, a me non piace faticare per il divertimento, sport. È lo stesso motivo per cui il letto dura al massimo un minuto, cioè appena mi cedo gli addominali vengo come meccanismo di difesa, cioè... Mio padre invece sportivo cerca sempre di convincermi, mi dice, ma no Andrea, magari se vai a correre, soffri, sudi, sputi sangue, fatico come un cane. Quando smetti? Vuoi mettere quanto stai meglio? E grazie al cazzo, hai smesso! Cioè, se ti pugnali la gamba puoi smettere, vuoi mettere quanto stai meglio? No, è vero! Infatti io non capisco lo stereotipo del muscoloso e tatuato, ma perché? Ma perché cazzo? Ma restavi secco, risparmiavi soldi per la palestra, cioè avevi più soldi per i tatuaggi e meno superficie da coprire. Che cazzo fai se vai da un sarto e ti fa un vestito troppo largo? Ingrassi per riempirlo? E poi la cosa più assurda è che pure il mio tatuatore è razzista nei miei confronti. Lui ha codato libertà totale, libertà assoluta. Bisogna trattare bene i tatuatori, ve lo consiglio, gli affidi il tuo destino, il tuo futuro, gli gira un attimo, ti fanno un pene sul braccio per tutta la vita, braccio penoso. Allora io sono andato lì e gli ho detto, Marco, fa di me ciò che vuoi, pensate che bello, cioè la tela che va dal pittore gli dice stuprami. E lui mi ha fatto un braccio da killer della Yakuza. Ed era soddisfatto del braccio, ma non della mia faccia, perché diceva non è da killer della Yakuza. Marco, ma che cazzo dici? Ma se sono anni che mi dicono che sembro sollecito, anni! Che non posso più andare a Perugia. Cioè, è la prima volta nella storia dell'umanità che a pentirsi di un tatuaggio il tatuatore e non il tatuato. È come se avesse fatto l'opera della sua vita, che ne so, la sua personale Cappella Sistina, su un muro di Amatrice. Brutta, vero? Ve la tenete, che cazzo? No, e quindi il mio tatuaggio non ha significati, anzi secondo me i tatuaggi di significati sono un po' tutti stronzate. Ora so che non ho messo la situazione benissimo, ma qualcuno qui ha tatuaggi con significati? Ok, no, come ti chiami, scusa? Gianluca, hai alzato la mano in maniera molto stentata, lo sai questo tipo... Sei in prima fila? No, ma poi lo capisco, non ho presentato bene la cosa. Ma io te capisco, Gianluca. Cioè, e tu sei lì e pensi, ma non lo sai. Il mio tatuaggio ha un significato particolare, è un mandarino. Perché mio nonno nell'orto coltivava sempre i mandarini e se lo guardi alla giusta prospettiva, con la giusta luce, sembra di vedere la collina da cui mio nonno coltivava. Che cazzo sei, un rebus? Oppure tuo nonno era abbonato alla settimana enigmistica, la sua passione, quindi il rebus. Sai perché è un tatuaggio in stile giapponese tradizionale? Non lo so! Tra l'altro non lo so la risposta che do alla domanda, dov'è il Giappone? Non lo so! E lo so, no, così sembra che io scimmiotti una cultura che non mi appartiene, però in Giappone i tatuaggi sono simbolo degli Yakuza. Se io qua in Occidente scimmiotto gli Yakuza vuol dire che io tolgo potere agli Yakuza. Io che i miei tatuaggi combatto la mafia. In culo a Falcone! Gianluca, vuoi prendertela con qualcuno che scimmiotta una cultura che non gli appartiene? Vabbè, grazie, però non mi rovinare il pezzo. Di sì! Bravo, che cazzo, tutti sono sempre razionali. Bravo, bravo. Allora, Gianluca, prenditela coi bianchi coi rasta. I bianchi coi rasta, ripopoliamo l'Africa. Ma cosa che sia il sogno di Hitler? C'è l'occhio azzurro, il dread biondo, ma dove vai? Un bianco coi rasta come un mobile dell'Ikea che cerca di mimetizzarsi in un bosco. Io non sono pianta, io sono pianta. No, comunque, le citazioni colte. Applauso sulla citazione. No, comunque il problema non sono i tatuaggi con i significati, ci mancherebbe, o bianchi con i rasta, quanti amici che mi sto facendo stasera. No, il problema sono tutti i non tatuati, che pensano di avere la frase con la quale distruggere le certezze dei tatuati, frase che ti sarei sentito dire anche tu almeno una volta, che è, adesso pensi essere figo, perché sei giovane, ma quando ci avrei 80 anni, fare schifo al cazzo, fare schifo! Scusa, io vi chiedo, ma avete mai visto un vecchio di 80 anni? Un vecchio di 80 anni? C'è il permesso di fare schifo al cazzo! C'è il diritto! Avete visto come si vestono? Bermuda fiori, pile rosa, non gli ne frega niente! Tatuaggio, ultimo dei problemi! Anche perché se io vedessi un vecchio tutto tatuato, cazzo, io ci avrei paura! Cioè, il top killer, questo qua è il boss della Yakuza! Gli starei alla larga, no? Che è quello che i vecchi vogliono, che rompi palle, petulanti, giovinastri come me, gli stiano alla larga! Quindi avrebbe più senso che i vecchi si facessero i tatuaggi, non i giovani! Potrebbero sfruttare anche meglio sta cosa. Non so se avete presente quei libri antichi che pieghi le pagine e compare un dipinto nascosto. Potremmo fare la stessa cosa con le rughe delle braccia. Tipo, se fai così diventa mio nipote Gianluca, rompi palle, veniva sempre nell'orto quando coltivavo i mandarini. Mandarini che amavo molto di più di lui, con i quali lascerò tutti i miei averi.
E se apri il braccio così, diventa una figa! Ah! Gianluca figa, Gianluca figa, Gianluca figa! E così diventa strapalestrato.